l'estensione e il movimento, non sanno d'una forza i nostri fisici, più in là di spazio-tempo e mutamento, esistono dei punti metafisici, soppressa poco punti matematici, le enteleche primi aristoteliche, che si è affinati un po' l'immaginaria, voi Bereshit li vedreste là. Lo spazio e il tempo sono fenomeni che presuppongono altre realtà. Lo spazio un ordine rende situabili corpi che il tempo scaglionati vi dà. Punti monadi immateriali, punti perfetti metafisici, elementari mattoni assai validi, tutta quanta l'intera realtà, come la mente umana che rappresenti ambisce, monade percepisce da anche la petizione. Non tutte però, soltanto alcune sai, son consapevoli del percepire sé come si è. Il presente già impancia il futuro, monade specchio vivente del mondo, fosse la mente più penetrante potrebbe avere qui adesso, lo giuro, tutto il passato, il presente, il futuro, l'intera storia dell'umanità. Ma tutte queste monadi, sappiate, son figlie della monade divina che le ha prodotte, sì, le ha create, tutte dal nulla per l'eternità. Una speciale monade cattedrale nell'uomo è lo spirito, ogni cosa è com'è perché il suo modo d'essere è il migliore che tu possa pretendere.